Gentili telespettatori, buona giornata. Ettore Rosato costretto a cancellare il tweet su Assunta almirante dopo l'assalto dei benpensanti, di quelli che ben pensano, come cantava un rapper italiano, cos'era negli anni 90, quelli che ben pensano, se non sbaglio. Buffera sui social. Che cosa avrà scritto sto Ettore Rosato di così grave? Per, diventa, per andare nel mirino di un passaggio del post. Dice così, con assunta Almirante scompare una testimone di rilievo dell'eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del movimento sociale italiano. E voi direte, e poi procedi, no è qua, tutto qua. Che cosa ha detto di grave? Che scompare questa donna che aveva 100 anni che era una testimone di rilievo dell'eredità morale e politica di Giorgio Almirante suo marito e del movimento sociale italiano l'MSI. Ci può essere bufera su una cosa del genere? È però detto proprio a poche ore dal 25 aprile, eh, ma eh, che cacchio vuol dire? Questo signore ha fatto una constatazione, una constatazione storica, diciamo così, una constatazione storica e viene attaccato e lui deve praticamente cancellare il tweet. Mi sembra assurdo. Interviene anche Nicola Fratoianni. Dice: Posso capire il cordoglio per la scomparsa della vedova di Albirante, ma parlare di eredità morale e politica dell'MSI a 24 ore, del 25 aprile, come fa rosato l'Italia Viva, mi pare un po' troppo. Lascerei davvero perdere. E poi fate la stack fascismo. Ho capito, anni, che voi siete contro il fascismo, eccetera, eccetera, ma qui questo signore di Italia Viva ha fatto una constatazione, eh, un'innocua constatazione di, di carattere sociolo, sociale storico. E dice parlare di eredità morale e politica dell'MSI a 24 ore dal 25 aprile è un po' troppo. Bah. Il coordinatore di articolo 1, Arturo Scotto, dice l'unica eredità morale di Giorgio Almirante e del movimento sociale italiano si chiama fascismo. E quindi... E, eh, non so, ma qual è il problema? Non, non riesco a capire il problema dov'è. Di fronte al montare così della polemica arriva la precisazione di Rosato, sempre via social. Ma qualcuno pensa davvero che sono diventato estimatore politico di Almirante e non che fosse un tweet di condoglianze? Mi sembra abbastanza ovvio, ma vedo che si trova sempre modo di polemizzare. L'ho preciso per quelli che in buona fede avessero frainteso. In serata Ettore Rosato ha cancellato il tweet e ha voluto precisare il suo intento. Ho cancellato un tweet in cui volevo fare delle condoglianze, non riaprire il dibattito sul fascismo. Che ho sempre condannato e in cui non ho mai trovato nulla di buono. Chi mi conosce lo sa, ho visto reazioni anche di persone che stimo. Mi è uscito male, può accadere, mi spiace. Ma no, Ettore Rosato, ma non devi chiedere scusa per avere fatto un tweet normalissimo. Non sei tu che devi cancellare i tweet. Sono quelli che ti attaccano che devono cancellare i tuoi tweet. E io ve lo dico, non sono né un estimatore di, di Italia Viva, né non, sono, non la penso come la pensa questo partito, però, e non ho, neanche, non ho niente in particolare contro Renzi e questo partito, vi devo dire che Renzi mi sta anche simpatico. E cosa vi devo dire? Shish, no? Shock, because shish. Eh, Renzi è, è imparagonabile, no? dice Salvini, no, 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 no. no. Abbiamo paragonato spesso Salvini che ha superato Renzi, ma Renzi sotto alcuni aspetti assolutamente è assolutamente ermeio, è imbattibile. No? Shish. Le interviste di, di, di Renzi in inglese sono tra le cose più belle che, <ride> che abbia mai visto. Come, non so se avete visto Renzi intervistato in diretta a un telegiornale da una intervistatrice che gli parla in inglese. Lui a un certo punto comincia a guardarsi... Si alza e se ne va, in diretta, un'intervista in diretta, si è alzato e se ne è andato perché non sapeva come rispondere in inglese. Questo è uno dei momenti più belli che abbiamo, che abbiamo mai visto. Pertanto eh, mi, stanno, mi sta anche simpatico Renzi, shish, mi sta anche simpatico. Ma tornando a Ettore Rosato che cancella un tweet normalissimo, qui andiamo... Eh, cioè, diamo ragione a, ai, non ai ben pensanti perché c'è uno stuolo di ben pensarti da, da osteria che fa scalpore. Eh, stiamo diventando un popolo di ipocriti, no? Un popolo di grandissimi ipocriti, ma credo che questa sia l'evoluzione naturale. Io non vi dico dove, ma sono andato, sono passato parecchie volte da un paese con l'aereo e mi sono accorto, anche solo in aeroporto, che c'era in quel paese tanta di quella ipocrisia, proprio una società ipocrita, e si dice che è forse la più grande democrazia del mondo, non lo so, però probabilmente l'evoluzione dell'essere umano porta all'ipocrisia più totale. Probabilmente il destino dell'Italia è quello di diventare ip ipocriti al mille per mille. E in questo si vede anche, dove, in, in questo caso, dove Ettore Rosato fa un Twitter che doveva passare, un che doveva passare assolutamente inosservato, inosservato perché non c'era niente di male, assolutamente niente di male, dice scompare una persona che era l'erede morale. Del, 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 del pensiero e bla 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 ecco e cosa c'è di di, di, di di strano certo che se, se questo è il ben pensare italiano quello di di, 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 di scandalizzarsi per delle cose senza senso eh, siamo messi proprio male eh. siamo messi proprio male bene che Twitter diventi un posto libero dove si possa esprimere la propria opinione va bene, quindi Rosato ha diritto di esprimere la sua opinione, ma cancellare il post vuol dire veramente diventare peggio dei ben pensanti che lo avevano criticato. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo, al prossimo video tra una ventina di eh, minuti. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.